Buonasera signore e signore, questa sera su Sky TG24 continueremo il documentario sulla celebre Medusa Rosa. Sono Umberto Angela, cugino di Piero, inviato di Screzi TV e oggi vi mostreremo un altro aspetto sulla vita della Medusa Rosa. Se voleste fare delle donazioni per salvare questo splendido animale potete chiamare il numero in sovraimpressione. Bene, andiamo! Andiamo a cercare la Medusa Rosa. Ecco, ci addentriamo. Eccola, signori, l'abbiamo trovata! La Medusa Rosa! La Medusa Rosa, signori, è lei! Finalmente l'abbiamo trovata! L'abbiamo trovata! Continuiamo le ricerche. Andiamo a scoprire il suo vero habitat naturale. Ci addentriamo in questi labirinti. Ed eccola là, signori, la Medusa Rosa. È tornata coi suoi versi strazianti. Ah, dannazione, si è rintanata. Abbiamo scoperto che grazie a numerosi studi scientifici la Medusa Rosa è arrivata ad essere addirittura un animale anfibio. Ebbene sì, signori, ora vi mostreremo il chimico che è riuscito a scoprire questa incredibile scoperta. Tre, vai. Eccolo il nostro chimico che sta provando i vari funzionamenti della fiamma sotto alcol. Vedete? Esatto. Grazie a lui siamo riusciti a scoprire appunto che la Medusa Rosa è diventata pure un animale, un essere anfibio. Una, secondo me, delle scoperte più importanti della storia dell'umanità. Buonasera a tutti, signore e signori. Io sono il dottor Franco. Beh, qui siamo... Diciamo, io mi sono laureato all'Università di Bergamo e sono qui perché appunto ho scoperto questa medusa. Questo essere che comunque sembrava vivesse nel mare, ma invece si è sviluppato, come vedete dai miei esperimenti, comunque molto ergonomici, molto così... Si scopre che comunque è riuscita ad arrivare fino ad abitare nelle nostre case. Ecco la Medusa Rosa nel suo, diciamo, ambiente familiare. Ok. Intervistiamo ora la signora che è proprietaria della Medusa Rosa. Abbandoniamo ora la casa e rechiamoci nella sala studio. Bene, con oggi abbiamo finito, il documentario è terminato, spero sia stato istruttivo. Grazie a SkyTG24 che ci ha permesso le riprese e grazie a tutti i tecnici che ci hanno aiutato in questo video. E ricordo, se volete fare delle donazioni, qua c'è il numero verde, chiamate. Arrivederci.